Lunedì 16 settembre segna il ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. Con l'avvicinarsi dell'inizio del programma, le indiscrezioni sul possibile cast sono sempre più frequenti. Tra le ultime novità, il portale televisivo davidemaggio.it ha riportato che anche il modello e attore Lorenzo Spolverato potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia. Tuttavia, la conferma ufficiale tarda ad arrivare, poiché pare che il contratto del possibile concorrente non sia ancora stato firmato, il suo contratto non è stato ancora firmato. Resta quindi incerto se Lorenzo Spolverato farà parte del cast del Grande Fratello. Secondo le voci raccolte sempre da davidemaggio.it, ci sarebbero delle riserve da parte di Alfonso Signorini e del team di autori del reality sulla sua partecipazione. Pare che ci sia qualche incertezza sulla sua presenza nel reality di Alfonso Signorini. Questo dubbio permane nonostante il fatto che Spolverato abbia già registrato la clip di presentazione, solitamente trasmessa poco prima dell'ingresso nella casa. Non è chiaro, al momento, quale sia la ragione dietro l'incertezza riguardo alla partecipazione di Lorenzo Spolverato. Resta da vedere se ci saranno sviluppi e se il modello e attore farà effettivamente parte del cast di questa nuova edizione del reality show di Mediaset. In attesa di conoscere la decisione definitiva su Spolverato, altri nomi per il cast del Grande Fratello stanno emergendo. Tra i concorrenti che dovrebbero partecipare ci sono le ex ragazze di Non è la Rai Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, gli attori americani Clarissa Barta e Clayton Norcross, il coreografo e marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Elena Prestes, Iago Garcia, protagonista del Segreto e una vita, il pallavolista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Javier Martinez, la cantante e opinionista TV Jessica Morlacchi, il partecipante dell'ultima edizione di Temptation Island Lino Giuliano, l'attore ed ex isolano Luca Calvani, e una delle storiche veline di Striscia la Notizia Shaila Gatta. Inoltre, tra i concorrenti NIP non famosi, potrebbe esserci Michael Castorino. Il Grande Fratello andrà in onda due volte a settimana, ogni lunedì e giovedì, almeno nelle fasi iniziali. I fan del reality show non vedono l'ora di scoprire tutte le sorprese e i colpi di scena che Alfonso Signorini e il suo team hanno in serbo per questa nuova stagione.